E rieccoci, rieccoci di nuovo insieme, Silvano. Questo è l'ultimo video di questa serie, no? Ne abbiamo fatti già diversi e questo è l'ultimo. Noi ci siamo conosciuti via mail, siamo scambiati un bel po' di mail e uno degli argomenti su cui tu mi hai invitato a riflettere, a ricercare, a capire è stato il concetto anche di evoluzione, di scienza. E mi sono letto dei libri assolutamente interessanti su questo. Mi ricordo un libro del professor Fondi e poi anche sulla scienza ho cominciato un po' a indagare, a cercare di capire che cosa è scienza e che cosa non lo è. Ma non ho la tua preparazione, la tua conoscenza su queste cose. Possiamo affrontare sia l'argomento evoluzione che l'argomento scienze più esattamente? Sì, possiamo affrontarli insieme perché sono argomenti che si penetrano. Cominciamo a definire la scienza. La scienza è stata sempre definita come cognitio per causas, cioè un conoscimento attraverso le cause delle cose. Un esempio: tutti sanno che infilando una chiave dentro il cruscotto di una macchina e girando si accende un motore. Questa è conoscenza, ma non è conoscenza scientifica, perché le cause di quello che fa muovere la macchina e non è la chiave nel cruscotto. Sono le reazioni chimiche che hanno luogo dentro i cilindri tra una miscela di aria e di carburante che esplode e produce la forza necessaria per muovere i pistoni, nei cilindri, eccetera, eccetera. Questa è conoscenza scientifica. Ci saranno le cause. Se poi uno sa, oltre a questo, le cause delle reazioni, cioè la termodinamica delle reazioni chimiche, che si rompono legami deboli per formarsi legami forti e quindi da legami carbonio-idrogeno degli alcani si va a finire ai legami forti ossigeno-idrogeno dell'acqua e carbonio-ossigeno dell'anidride carbonica, allora la conoscenza scientifica va su di un ordine di grandezza. Quindi la conoscenza scientifica non è allo stesso piano, a diversi ordini di grandezza, ma però è sempre per causas, bisogna sapere le cause. Se non si sanno le cause è altra conoscenza, non è conoscenza scientifica. Bene, la conoscenza delle cause ha anch'essa una storia molto lunga, perché le scienze cosiddette sperimentali fecero il loro ingresso nel campo dello scibile, come si sa, nel secolo XVII con Newton, Galileo, questa gente, gli scienziati, diciamo così, moderni, la scienza moderna. Su che cosa si basa la scienza moderna? La scienza moderna si basa su un concetto di misurazione. E la misurazione richiede quantità. La quantità, anche se ha una definizione, la quantità è una... un ordine di parti in un tutto, in un insieme. Quindi dovunque c'è un insieme e ci sono parti, c'è quantità. Quantità è misurabile. Cosa vuol dire misura? Vuol dire scegliere una quantità arbitrariamente, farne una unità e poi contare quante unità possono immettersi in un certo numero in una certa quantità. E così si ha la misura, la misurazione. Questa misurazione non è mai esatta e c'è sempre un errore di misurazione, specialmente quando l'unità è diversa da quello che bisogna misurare. Non si capisce bene, per esempio, che la misura esatta di una lunghezza è solo quella dello strumento misuratore. Una riga misura esattamente solo se stessa. Un orologio misura esattamente solo il suo proprio movimento, eccetera. Per cui quando si tenta di misurare un altro cambio per mezzo di un orologio o un'altra lunghezza per mezzo di una riga misuratrice si commette sempre un errore, più o meno piccolo, ma si commette sempre. Questo è fondamentale. La conoscenza poi segue due direttrici, una deduttiva e l'altra induttiva. Si tratta sempre di cause, ma non sempre dello stesso tipo, non sempre sperimentali, perché la conoscenza deduttiva va dai principi ai casi particolari. Esempio tipico:
il teorema di Pitagora. Il teorema di Pitagora non è una conoscenza sperimentale, è una conoscenza deduttiva. Quando si conoscono i parametri del teorema, cioè che il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale in area ai due quadrati costruiti sui cateti, non c'è bisogno di esperimenti. Si può applicare un grandissimo numero di applicazioni, ma non è scienza sperimentale, è scienza deduttiva. Non è lo stesso per le scienze fisiche, chimiche e biologiche, perché lì siamo nel campo della scienza induttiva. Si va da casi particolari a principi generali. E qui c'è un metodo tutto particolare che permette di far questo. E sarebbe il cosiddetto metodo scientifico. Qual è il metodo scientifico? È una serie di passi, di movimenti che vanno da, primo, l'osservazione. Secondo, l'ipotesi. Terzo, l'esperimento. E quinto, la teoria. Osservazione, ipotesi, esperimento, più o meno tutti sanno cos'è. C'è solo una possibilità di confusione. Molta gente confonde la teoria con l'ipotesi. L'ipotesi è un indovinello, quello che si chiama in inglese guess, un guess. Sarà così, sarà cos'ha, ma comunque è un interrogatorio, un'interrogazione che uno fa a se stesso. La teoria non è un'ipotesi, la teoria è una visione. Viene dal greco teorein, che vuol dire precisamente una visione di insieme. Quindi una teoria può solo essere vera o falsa. Se una teoria è vera, specialmente nelle scienze sperimentali, non solo permette a tutte le osservazioni di entrarvi e di essere coerenti l'una con l'altra, ma permette alle osservazioni ancora non fatte di entrare nello stesso campo e accomunarsi o essere in armonia con le altre. Se una teoria è falsa, basta una sola osservazione che contraddica la teoria per falsificarla, per renderla praticamente un rottame. Bisogna buttar via e cominciare con un'altra. Non si possono avere teorie a metà, sono o vere o false. Questa è la caratteristica delle scienze sperimentali, come fisica, chimica, eccetera. Oh, benissimo. E da qui passiamo a quello che ci dicono sull'evoluzione. Che cos'è l'evoluzione? Normalmente si assiste a un dibattito che è effettivamente un dialogo tra sordi, non è affatto un dibattito, tra i cosiddetti creazionisti e i cosiddetti evoluzionisti. Ora, perché è un dialogo tra sordi? Perché la prima ipotesi, o la prima parte, quella della creazione, è un'asserzione non sperimentale, per cui la scienza non può dire niente su di essa, così come la scienza non è in grado di affermare qualsiasi cosa su realtà che non siano materiali e che non abbiano quantità, delle quali ce ne sono moltissime. Tutte le realtà spirituali, le realtà filosofiche, psicologiche, eccetera, non sono sperimentali, la scienza non ha niente da dire su queste, per quanto si sforzi e per quanto ci sia gente che vuole mettere numeri dappertutto. Il numero fa contare, e fa contare quantità, unità in un certo insieme, e poi fa dire questo vale tante unità ed è una misura. Ma quando si sale a altri campi, questo esperimento, questo metodo sperimentale diventa inutile. Quindi è inutile continuare a dibattere su questi parametri così diversi. Non può essere applicato, in sostanza. Esatto. Ora, cosa succede? Che la creazione, il contraddittorio della creazione non è l'evoluzione, è l'eternità della materia, che è quello a cui credevano gli antichi. Gli antichi credevano che la materia fosse eterna perché non avevano nessun concetto di creazione. Il concetto di creazione l'ha portato alla rivelazione cristiana, dicendo che Dio creò l'universo dal nulla. Questa è la definizione di creazione teologica, o se si vuole spirituale. Su questo la scienza non ha niente da dire.
Cosa ha da dire? È la filosofia degli antichi, che dice che la materia è stata sempre presente. Quindi una contraddice l'altra, se una è vera l'altra è falsa, se una è falsa l'altra è necessariamente vera, questa è contraddizione. Chi non crede alla creazione può adottare una delle due, ma l'evoluzione non c'entra in nessuna delle due. Poi si passa all'evoluzione. Cos'è l'evoluzione? È un cambio graduale di specie viventi da una forma a un'altra. Si capisce che fondamentalmente è un cambio. Qual è il contraddittorio di un cambio? La fissità. O si cambia o si sta come si è, per sempre, fisso, come gli elementi chimici, che sono fissi, non cambiano. Ora, questi sono veramente contraddittori, cioè, o si cambia o si è fissi. Ma dov'è la creazione? Non c'è. E allora è possibile fare quattro combinazioni. La creazione seguita dall'evoluzione, la creazione seguita dalla fissità degli esseri viventi, l'eternità della materia seguita dall'evoluzione o accompagnata dall'evoluzione e l'eternità della materia accompagnata dalla fissità. Quattro possibilità. Ma è inutile dibattere sull'evoluzione a partire da principi spirituali o rivelati, veri o no, come la Bibbia per esempio. Contrapporre la Bibbia all'evoluzione è una perdita di tempo, perdita di risorse, spreco di parole e confusione in tutti e due i partiti che dibattono, perché non c'è dibattito. Il dibattito c'è quando una delle parti dice la sua e l'altra parte controbatte e tenta di provare che quello che ha detto è falso. Allora c'è dibattito, quando si impugna l'asserzione, la proposizione dell'opposizione. Quando uno dice la sua e l'altro dice la sua completamente diversa, che non ha niente a che vedere con la prima, e così si continua, non c'è dibattito, c'è semplicemente una perdita di tempo. L'evoluzione che cos'è? È una teoria, è una scienza, è una filosofia. Cos'è? Beh, lo dico chiaro e tondo, dal principio l'evoluzione è una frode. E lo provo, naturalmente, perché un'asserzione va provata da chi la afferma, non da chi nega. Come sappiamo che l'evoluzione è una frode? Perché va contro tutti i principi della scienza, a cominciare da quelli della chimica. Cioè il dibattito in evoluzione è a livello scientifico. La Bibbia non mi interessa, quello che dica quello che dica. Quello che mi interessa sono i principi della chimica e particolarmente della termodinamica delle sue reazioni. La chimica, come si insegna al principio, si divide in due grandi campi, quella organica e quella inorganica. Quella inorganica è quella che appartiene al livello più basso dell'essere, che abbiamo già visto, cioè la materia. Nella materia bruta c'è chimica inorganica. Cosa vuol dire? Che i composti che si incontrano a quel livello, nelle rocce, nel suolo, eccetera, sono composti ossidati. Composti ossidati vuol dire che sono al capolinea delle reazioni spontanee. Oltre all'ossidazione, spontaneamente non si va, perché lo proibiscono. Lo proibisce la forza dei legami tra atomi della stessa molecola. Quindi si tratta di ossidi, si tratta di fluoruri, si tratta di cloruri e sono il capolinea, non si va. I composti, la chimica organica e ancora più la chimica biologica, cioè quella dei composti degli esseri viventi, non è una chimica di ossidazione, è una chimica di riduzione. Sono tutti composti ridotti. Cosa vuol dire un composto ridotto? Vuol dire che non ha nella sua struttura tanto ossigeno quanto ne potrebbe permettere la sua struttura di insieme. C'è posto per più ossigeno. Facciamo un esempio, il glucosio, H12O6, c'è posto per altri 12 atomi di ossigeno, per altri 6 atomi di ossigeno. È un composto ridotto e con esso tutti i composti che fanno parte dell'insieme dei corpi viventi.
per mantenere un composto ridotto ci vuole un'energia che va alla tendenza verso l'ossidazione, ci vuole un'energia contraria che va all'opposto, nella direzione opposta. Questa energia è la vita. La vita impone la riduzione ai composti degli esseri viventi. Tanto è così che quando un essere vivente muore, cosa succede? Si ribaltano le posizioni immediatamente. Dalla riduzione si passa all'ossidazione e si va al riciclaggio di tutta quella materia che non ha più vita. Riciclaggio in che cosa? In tre composti: l'aria, l'acqua, il suolo. E si ricicla il tutto. Ora, cosa propone l'evoluzione? Propone che queste reazioni siano spontanee nella direzione opposta, cioè verso dall'ossidazione verso la riduzione. Questo è impossibile. La chimica lo proibisce. La termodinamica delle reazioni chimiche non lo permette. E quindi, partendo da questo, si vede che l'evoluzione è un sogno senza possibilità di reazione su questa Terra. Questo a livello più basso, a quello della materia. Ma se andiamo più alto, andiamo a quello della vita, e ci intrufoliamo dentro il funzionamento di un essere vivente, beh, troviamo cose da pazzi, cose allucinanti. Cioè troviamo che un essere vivente è fatto di insiemi e ogni insieme è fatto di una somma di parti. E questo a tutti i livelli, cioè lo troviamo a livello citologico, quello delle cellule, a livello istologico, dei tessuti, a livello anatomico, degli organi, a livello dei cicli viventi, fisiologici, e poi a livello anche ecologico, cioè nelle relazioni tra i grandi cicli della natura, ciclo del carbonio, dell'ossigeno, dello zolfo, di quello dell'azoto, eccetera, tutti questi. E si trovano insiemi fatti di parti. Ora, un insieme fatto di parti non funziona a meno che tutte le parti siano al proprio posto. Togliene una e il sistema smette di funzionare. Quando si costruisce, diciamo, il motore di un'auto, il motore non funzionerà fino a quando l'ultima candela viene apposta al suo posto e le connessioni elettriche sono al posto e c'è una fonte di energia elettrica. Queste cose si sanno. Se se ne toglie una, il motore smette di funzionare. E quel di più che quando si costruisce il motore dal fabbricante, nelle situazioni intermedie tra il mettere le prime parti di ricambio insieme per formare quello che sia, il motore non funziona mai, funziona solo all'ultimo, quando l'ultima vite dell'ultima parte dell'attestato, quello che sia, e quando l'ultima candela sono al loro posto, non funzionerà prima. Bene, questa è la situazione di tutti gli insiemi fatti di parti che si trovano in un essere organico. Sono tutti insiemi fatti di parti, a qualunque livello si possa guardare. E quindi cosa si trova? Che pretendere che questi insiemi siano venuti su gradualmente si richiede un'impossibilità fisica, un'impossibilità, qui la filosofia non c'entra, proprio fisica, cioè si richiede che questi sistemi funzionino quando sono incompleti. Non lo faranno mai. Ecco perché l'evoluzione è una frode. Ma com'è possibile allora che sia stata portata avanti, è così diffusa questa teoria che tu hai definito una frode? Una frode, non si può definire altrimenti. Ma come spiegarmi? Non si può dire. Perché si accetta questa frode da 150 anni? Questo è il problema. Ci sono varie spiegazioni. Per l'insistenza senza prove di questa, diciamo, non la chiamerei neanche visione, di questa impossibilità fatta da professori universitari, fatta dalla stampa, fatta dalla moda, fatta dalla politica, dal potere, da quello che si vuole. Ci sono decine di ragioni per fare accettare, ma generalmente l'accettazione è acritica. Chi accetta l'evoluzione non pensa, non sa come controbatterla e si fida, effettivamente è un atto di fede
nei professoroni, di professoren, come li chiamava Gesell, dell'accademia, del campo accademico. Siccome loro sono scienziati, devono sapere, quindi se lo dicono loro è vero. Questo è un complesso di inferiorità di chi è incapace di criticare un ragionamento, ha fatto sì che l'evoluzione sia adesso una credenza diffusissima e che non la si discuta neanche, la si prende come un fatto. Il fatto dell'evoluzione, poi si può parlare delle ipotesi su come è avvenuta, ma neanche per sogno, non esiste un fatto dell'evoluzione, non può esistere per le ragioni che abbiamo visto. E infatti i libri che tu avevi letto, quello di Salmonti, sì, e quello di Fondi, sono tra i primi professori che hanno avuto il coraggio di mettersi su e dire: signori, qui stiamo parlando di un nonsenso. Uno si intitola a dimenticare Darwin e l'altro, non ricordo il titolo, ma certamente tutti sono molto critici di questo processo chiamato evolutivo. Ma io non mi fermerei qui, perché un errore che si trascina da 154 anni non è innocuo. Ha fatto dei danni immensi, e dei danni immensi, vabbè, prima di tutto alla maniera di pensare della gente, cioè danni sociali, morali, eccetera, ma di questi non ci preoccuperemo, questi sono ovvi. Mi occuperò invece di danni che ha fatto alle scienze stesse, che non sono ovvi e che molta gente non conosce. Comincerò con la biologia. L'evoluzione ha distrutto la scienza della tassonomia. Cos'è la tassonomia? La tassonomia è la scienza che classifica gli esseri viventi, cominciata, come ben si sa, con Linneo nel XVIII secolo e poi continuata con grandi luminari della tassonomia del XIX, molti dei quali tedeschi, francesi e inglesi più che altro. Bene, la tassonomia divide gli esseri viventi in grandi gruppi e sottogruppi, cioè comincia a fare i fila, che sono vertebrati, invertebrati, piante, eccetera. Poi dal filo si scende alla classe, dalla classe si scende alla famiglia, dalla famiglia si scende al genere, dal genere alla specie e poi qualche volta alla sottospecie, ma questi sono i capisaldi della tassonomia. Questo andava bene fino a quando non entrò l'evoluzione in lizza, verso la fine, la metà del secolo XIX. E allora gli entusiasti dell'evoluzione, tassonomisti, cioè che si occupavano della tassonomia, decisero, alcuni di loro, gli specialisti di una certa famiglia o di un certo genere, specialmente di genere di specie, decisero che c'era una certa combinazione di caratteri che erano significativi dal punto di vista dell'evoluzione. E allora, invece di mettere quella specie nel genere di prima, o quel genere nella famiglia di prima, ne facevano uno nuovo, e poi uno nuovo, e poi uno nuovo, e poi uno nuovo, così che oggi la tassonomia ha infiniti gruppi e sottogruppi, eccetera, che non avrebbero ragione di esistere se l'evoluzione non fosse esistita. Ritornare indietro e eliminare tutta questa spazzatura dalla tassonomia, io ho pensato diverse volte, ma è un compito che francamente una persona sola non ce la fa. Ci vuole un gruppo di scienziati che si metta d'accordo e dice: guarda, ripuliamo tutta la porcheria che sono entrate durante un secolo e mezzo in questa scienza e facciamo una scienza vera, una scienza che aiuti, una scienza che permetta di dividere, di classificare, di contemplare, di usare, eccetera. Perché per il momento la tassonomia è completamente inutile, eccetto agli specialisti, ma non è arrivata ad essere appannaggio di chi impara le scienze biologiche. Questa è una. Ma non è la sola. L'evoluzione ha anche impedito, è entrata anche nelle materie umanistiche, impedendo di conoscere e di apprezzare la storia, specialmente la storia antica. È quello che si chiama sbadatamente e senza criterio mitologia. La mitologia, i miti, sono eventi completamente immaginari, o così si crede, presi da tutte le culture del mondo, dalla cultura ellenica, da quella indiana,
da quella cinese, anche da quella dei pelle rossa americani, dagli aborigeni australiani. Si trova in queste culture una serie di disegni, di tradizioni, di petroglifici che sconcerta. Cosa sono queste cose? E allora si fanno ipotesi su esseri immaginari, eccetera. Perché? Perché si è perduta l'idea che il mito, si sono perdute le chiavi del mito. Le chiavi del mito, cioè interpretando le quali si vede che dietro a ogni mito ci fu effettivamente un evento reale, descritto in termini più o meno antropomorfici dagli antichi, ma oggi completamente ignorati o semplicemente non visti dagli scienziati moderni. Faccio un esempio, poi continuiamo sulla stessa linea. La parola Europa, il termine Europa e il termine Arabia sono lo stesso termine. È una parola di origine semita che vuol dire terra del sole che tramonta. Però cosa si vede? Si vede che l'Arabia è a est e l'Europa è a ovest. E c'è un mito che ci dice che Zeus, Giove, raptò, come dire, raptò, Rapì, precisamente, rapì. rapì precisamente, una vergine che si chiamava proprio Europa. E da dove? A dove? La rapì dalle spiagge dell'Oriente, del Levante, da suo padre Agenore, e la portò verso ovest, camuffato da toro. Il toro ha le corna. Le corna. Cosa c'è dietro questo mito? Interessante. Dietro Vi questo mito ascolto in silenzio. c'è un capovolgimento della terra, cioè la terra del sole che si pone venne trascinata per azione di un dio da oriente a occidente ed ebbe messo lo stesso nome che aveva in oriente, però con una ortografia diversa. Come sappiamo che la terra si capovolse? Come sappiamo che la terra ebbe movimenti violentissimi negli anni, nei secoli piuttosto, che andarono fino all'VIII secolo avanti Cristo? E lo si sa per tutta una serie di scritture, di racconti degli autori precisamente dell'antichità. E si può vedere come la Terra, prima del VIII secolo avanti Cristo, non avesse un anno di 365 giorni, ma esattamente di 360. Ecco l'origine del cerchio di 360 gradi. Ecco l'origine dei 360 idoli che Maometto distrusse a Mecca. E questo arrangiamento, questa situazione cambiò a un certo punto e i giorni divennero 365, tutti in una volta. Le interazioni che c'erano prima tra la Terra e il pianeta Marte vennero drasticamente modificate. Cos'erano gli dèi degli antichi, dèi dei miti? Non erano altro che i pianeti: Giove, Saturno, Venere, Marte, e un altro che si sfracellò o si divise, si esplose in 100.000 pezzi, che oggi si chiamano asteroidi, e circolano fra Marte e Giove. Questi pianeti non erano nelle orbite in cui li incontriamo oggi, erano in altre orbite ed erano tutti in risonanza. La Terra a 360 giorni di rivoluzione, Marte 720, Giove 1212 anni, Saturno 30 anni esatti. Quindi c'erano tempi in cui venivano a coincidere o in linea, cioè alcuni di qua, altri di là, o a 90 gradi, alcuni qua, altri là, eccetera. Quindi le orbite si
allungavano o stringevano secondo questi arrangiamenti. Questo voleva dire che c'erano periodi in cui un pianeta passasse pericolosamente vicino all'altro, specialmente Marte vicino alla Terra. Ora, i pianeti non sono più elettrici e ognuno ha un involucro di plasma attorno. Cos'è il plasma? Il plasma è uno stato della materia, infatti è il quarto stato della materia, è quello che gli antichi chiamavano il fuoco. La terra, l'acqua, l'aria e il fuoco. E il plasma ce l'abbiamo tutti attorno, in modalità oscura, quindi non si vede. È conosciutissimo in tecnologia. Quando le cariche elettriche riescono a una certa intensità, il plasma diventa in modalità fluorescente. Questo lo si vede in natura, nelle aurore boreali e australi, e questo si vede in tecnologia, nelle lampade al neon, dove il plasma fluoresce, è in modalità fluorescente. Quando le cariche elettriche ancora aumentano di intensità, scocca la scintilla e si ha il plasma in modalità arcovoltaico. Chi ha lavorato con un arcovoltaico o ha visto lavorare sa che non si può guardare, che non ti acceca, e sa che produce temperature altissime, sui 12-14 mila gradi, e fonde l'acciaio come se niente fosse. Bene, leggendo la Metamorfosi di Ovidio, il secondo volume della Metamorfosi, si trova un racconto di più di 100 linee, 122 linee, una cosa così, su un passaggio di questi corpi celesti vicino alla Terra, che ha lasciato una scia di morte e distruzione descritta vividamente dalla penna di Ovidio. Ora, queste cose non succedevano tutti gli anni, evidentemente, succedevano quando la combinazione dei pianeti era tale che permettesse uno di passare troppo vicino alla Terra e che scoccava la scintilla di arco voltaico. Ecco l'origine dell'uomo delle caverne. L'uomo delle caverne non era un idiota con un cervello piccolo, con le gambe dinoccolate, che passava da una caverna all'altra, era un rifugiato, era uno che tentava di scappar via dall'influenza di queste scariche interplanetarie che, se lo beccavano, ne facevano, lo annichilivano, non restava niente, ma neanche incenerito, oltre all'incenerimento. E infatti io da piccolo ricordo di aver passato 2 settimane in una di queste caverne per scappare alle bombe di Zio Sam durante la guerra. Erano le cave della cava di Ispica, e nella Sicilia sud-orientale, cave della quale ce n'è centinaia ancora oggi. Chi le guarda dice: ma chi le ha fatte queste? Perché sono cave scavate da mano d'uomo, sono tutte squadrate, non sono naturali, e che evidentemente servivano a uno scopo, non è che fossero state fatte per divertirsi o per seppellirci la gente. Perché devi seppellire nella roccia viva quando puoi seppellire in un terreno morbido? Ma servivano a rifugiarsi precisamente quando arrivava una di queste congiunzioni troppo pericolose, che si poteva calcolare. Ecco anche a cosa servivano gli indovini e gli aruspici e le... come si chiama? Gli indovini dell'antichità, a predire quando arrivava il corpo celeste perché tutti andassero a rifugiarsi dove potevano. Ora, da questa realtà poi abbiamo le descrizioni fatte da autori di tutte le tradizioni, ma nella tradizione occidentale c'è Platone, in molti dei suoi dialoghi descrive precisamente queste catastrofi, c'è Diodoro Siculo, c'è Nonnos, e poi ci sono gli autori indiani, gli autori persiani, insomma tutte le culture raccontano storie di catastrofi interplanetarie. Di questo si è perduta la chiave, tanto che ancora oggi non si è ricostruita la sequenza e la cronologia di queste catastrofi. Catastrofe è una parola greca che vuol dire andare sotto sopra. In Erodoto, nel secondo libro, quello dedicato all'Egitto, c'è un'asserzione allucinante di un sacerdote egiziano a Salone, che dice: il sole si è, voi greci non siete, siete degli infanti, siete dei, come si dice,
minorili, non avete raggiunto la maggiore età, e non sapete che nel corso della Terra il Sole si pose due volte dove ora sorge, e sorse due volte dove ora si pose, cioè indicò che la Terra aveva subito un ribaltamento. Perché la Terra, contrariamente a quello che dice la scuola con la Q, non ha due movimenti, ce ne ha quattro. La Terra oggi, ikat nunc. I primi due li sappiamo, ma un terzo è la precessione degli equinozi. Precessione che è una rotazione dell'asse rotante della Terra, che descrive un cono attorno a un asse fisso perpendicolare all'eclittica e che mette 72 anni a coprire un grado di questa descrizione del cono. Questo ha delle conseguenze astronomiche che si possono verificare ancora oggi. Quali sono? Che il 21 giugno, giorno del solstizio d'estate, il Sole è nel tropico del Cancro, come dicono i libri di astronomia, perché si chiama il tropico del Cancro. Cosa vuol dire? Che la Terra, il Sole e la costellazione del Cancro sono in linea retta l'una dietro l'altra, una volta. Oggi questo non è più vero. La costellazione del Cancro è spiazzata di 38 a 40 gradi rispetto a quella linea retta. Lo stesso vale per la costellazione del Capricorno, sei mesi dopo, è spiazzata di 38 a 40 gradi dalla linea retta. Questo ci permette di dire che la precessione degli equinozi ebbe un inizio e che si moltiplica 72 per 38, 72 per 40, si ottiene circa 2700 anni, che è proprio quando cominciò la precessione e finì l'era delle catastrofi e cominciò l'era moderna delle tranquillità, l'era nostra delle tranquillità. Tutto questo l'evoluzione impedisce di sapere, di conoscere, di progredire, di capire e di arrivare finalmente a una soluzione di quello che veramente fu l'antichità, di quello che veramente furono i tempi antichi, del perché si passò dal politeismo al monoteismo. Nell'antichità giudaica di Flavio Giuseppe c'è un paragrafo che chiaramente dice la ragione per cui Abramo inventò, così per dire, il monoteismo. Dice perché Abramo notava questi movimenti irregolari di tutti i corpi celesti e ragionò, dice Giuseppe, che se questi movimenti irregolari producevano i risultati che producevano, dovevano essere guidati da una mente, che permettesse a loro poi di non fare, di portarsi in una certa maniera. E quindi lui inventò che c'era effettivamente una mente, un'intelligenza, un Dio che si prendesse cura di tutti questi movimenti disordinati dei corpi celesti. Quindi abbiamo testimonianze storiche di questi fatti, non sono ipotesi campate in aria. Le testimonianze sono storiche, sono di gente che o ha visto o ha ricevuto delle tradizioni che si sono perdute. Per esempio Ovidio non poteva vederli perché Ovidio è del primo secolo, avanti o dopo Cristo adesso non ricordo, ma le fonti a cui lui beve sono a perlomeno di 8 secoli prima, quindi non poteva vederle. Questo l'evoluzione non permette di vedere e come conseguenza non permette di interpretare certi fenomeni che saltano alla vista. I fenomeni per esempio geografici, geologici. 4 settimane fa ero io alle cascate di Niagara. Infatti in canadese si dice Niagara, cioè, se voi volete dire Niagara io non ho obiezioni, ma sappiamo dove sono. Ebbene, andando col battello nel fiume verso le cascate si vede chiarissimo che la gola dove sono due cascate, quella dall'America che è circa il 10% del volume e poi quella canadese che è il 90%, ma quella dall'America è chiarissima, si vedono rocce enormi che sono il risultato evidente di uno spacco avvenuto istantaneamente della gola. E sono tutte cadute, e sono ancora là. E non sono per niente erose, mostrano ancora gli spigoli
acuti di quello che è una roccia rotta da recente. Quando questo sia avvenuto non lo so, né ho intenzione di investigarlo, ma salta alla vista che l'apertura di quella gola fu istantanea. Guardando le carte geografiche con questa visione, specialmente guardando quelle dove il mare è stato tolto, quella tinta blu è stata tolta e si fa vedere il fondo, si vedono cose ancora più allucinanti. Si vede per esempio che andando nell'Arabia Saudita con l'Africa, quelle due rive coincidevano una volta praticamente chilometro per chilometro, e che si sono separate l'una dall'altra. La stessa cosa si vede si vede nel mare Egeo, si vedono le Cicladi che sono con evidenza un promontorio sprofondato nel mare, che le Cicladi sono le cime dei monti di un vecchio promontorio, le cui quote di livello sono ancora visibili sott'acqua, naturalmente. Questo stesso si vede nelle Filippine. Nelle Filippine c'è una serie di isole periferiche con una superficie evidentemente sprofondata nel loro mezzo, chissà quando, al suo tempo. Cosa dire di Norvegia? I fiordi di Norvegia. Chi ha scavato quei fiordi? Perché hanno, viste dall'alto, una forma impressionante. L'erosione non ha potuto scavare quelle forme così allucinanti. È stata l'elettricità a scavarli, come si sa, perché la si vede riprodotta in miniatura nelle figure di Lichtenberg, si chiamano, quando un fulmine colpisce il suolo. Quando un fulmine colpisce il suolo si vedono le stesse figure dei fiordi di Norvegia, però lunghe, non so, un metro, due metri, mentre invece i fiordi sono lunghi chilometri, il che vuol dire che la forza di quelle scariche deve essere stata qualcosa di distruttivo. E ovviamente sono fulmini di un pianeta di dimensioni più grandi di quella di Marte, che poteva essere solo Giove. Ora, qui va spiegata la questione delle corna, che si incontrano non solo nel toro di Europa, ma si incontrano anche, è il motivo che si incontra nella storia e nella letteratura antica, il crescente di islamico, si incontra il vitello d'oro, si incontrano le corna negli elmetti dei soldati dei mercenari greci dell'antichità, o in quelli vichinghi, o in quelli, non ricordo adesso altre tensioni, ma è una costante trovare queste corna. Che indicano queste corna? Oggi queste corna si vedono solamente nella Luna e nei due pianeti interni tra la Terra e il Sole, Venere e Mercurio. Mercurio è difficilissimo vederlo perché l'angolo varia di poco, però Venere si vede. Quando Venere raggiunge la sua luminosità massima è un crescente, non è un disco. Quando Venere è un disco è troppo lontano e non è tanto luminoso quanto il crescente dentro che gira tra la Terra e il Sole. Quindi questo crescente era quello che mostrava Marte quando ogni 2 anni intersecava l'orbita della Terra. Quindi era un crescente molto più grosso e molto più minacciante di quello della Luna. E quel crescente si formava ad aprile e cessava di formarsi a ottobre, ogni 2 anni, perché l'orbita di Marte era 720 giorni e quella della Terra 360. Ci fu un momento in cui una interferenza tra questi tre pianeti, tra Marte, la Terra e Venere, spiazzò Marte verso l'orbita che ha oggi, che non è circolare, è ancora ellittica, ma gli fece perdere 25 giorni perché è più piccolo, mentre la Terra ne guadagnò 5 e un quarto perché è molto più grande. Quindi c'è stato un trasferimento di momento angolare tra i due pianeti. E infatti Marte oggi ogni 2 anni lo si vede sempre più rosso e sempre più vicino. Ma
la distanza è ora dai 33 ai 140 milioni di chilometri, cioè, non è più minacciante, non è più una minaccia. Questo viene descritto anche nella Bibbia, se la si sa leggere. Baal non era altro che Marte, Astarte non era altro. E nel libro di Giobbe specialmente, che Sil e Chima, che vengono tradotti come le Pleiadi e non so che altro, non è altro che Saturno, che Giove e Saturno. Si vede anche il paradigma catastrofista nella storia della clessidra dell'orologio di Ahaz, nel libro dei re, che ritorna, dato il sole ritorna indietro di 10 gradi. Questa stessa storia appare nel Tieste e Atreo di Seneca, quindi è accaduta allo stesso tempo. E lì, se i testi fossero tradotti bene, si troverebbero moltissime referenze di quelle antiche catastrofi. Una di queste interessò, e questo è non solo interessante ma anche divertente, la famosa storia di Giosuè che ferma il sole. Come tutti sappiamo, ci fu quel dibattito tra Galileo e il cardinale Bellarmino e tutta roba qui. Si lega la Bibbia con attenzione. Cosa dice la Bibbia? Dice tre cose nel libro di Giosuè. Una, che ci fu una caduta di pietre dal cielo che uccise più madianiti di quelli che ne stava uccidendo Giosuè e il suo esercito. Uno. Due, che Giosuè fermò il sole, ma che fermò anche la luna. Ora, se il sole e la luna si fermano insieme, è evidente che non si fermano il sole e la luna, è che la Terra sta subendo un movimento piuttosto violento di inclinazione su un asse equatoriale, e che quindi c'è un punto della Terra che rimane fermo in rispetto al sole e alla luna. Ed ecco il significato di Giosuè che ferma il sole e la luna. Ora, questo evidentemente non lo sapeva né il cardinale Bellarmino né Galileo, quindi parlavano di quello che non sapevano o non capivano. E tutte queste cose l'evoluzione impedisce di capire, perché ci si insegna e insegnano nei libri di testo che la storia è cominciata con la preistoria e con l'uomo delle caverne e con l'uomo che era una specie di mezza scimmia e mezzo uomo, che si è evoluto verso l'Homo sapiens, e poi si trovano pezzi di fossili di Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo questo, Homo quell'altro, ma sono tutte fantasie, pure fantasie. Quelli sono i prodotti di catastrofi, specialmente di inondazioni, che portarono alla morte di milioni su milioni di esseri viventi, e tutti in un posto accumulati in morte assolutamente violenta, cioè i cataclismi oltre alle catastrofi, dovuti precisamente a questi ravvicinamenti planetari che sconvolgevano la superficie della Terra e la superficie del mare, che poi arrivava e si ritirava. Accanto alle piramidi di Egitto si scoprirono 40 anni fa due navi faraoniche in pieno assetto di navigazione, però sepolte sotto. E allora una nave di 60 metri, quanto lunghezza avesse, che ci fa una nave sotto la sabbia del deserto egiziano vicino alla piramide? Come è arrivata lì? Perché l'hanno portata lì? A spalle, sul deserto? Ma insomma, quella nave è arrivata lì navigando, quando l'acqua era a un livello che copriva una superficie vicino alle piramidi. Poi l'acqua si ritirò e la nave rimase in situ. E allora che farne? Dice, o la bruciamo oppure la seppelliamo. E l'hanno sepolta. E oggi si trovano questi reperti e non si sa come funzionano o perché vennero fatti o queste cose. Poi si va ad altre considerazioni. Le sette meraviglie del mondo. Prendiamo il Pharos, il famoso Pharos di Alessandria. La luce del Pharos di Alessandria era visibile a 50 miglia dalla costa. Non esiste una luce non di plasma in arco voltaico che permetta di proiettare quel raggio a una distanza tale. Gli egiziani conoscevano l'uso del plasma all'arco e conoscevano l'uso del plasma come illuminante, perché negli anfratti delle piramidi, dove ci sono
bellissime pitture di re, di costellazioni, di dei, eccetera, non c'è traccia di fuligine, che ci sarebbe se si fossero usate lampade al lampade a bruciatura di olio, di carbonio, quelle che siano. E quindi tutte queste osservazioni che potrebbero coalescere, venire insieme in un insieme di nozioni utilissime per capire il mondo antico, ci vengono impedite dall'evoluzione. Il capire la superficie terrestre ci viene impedito dall'evoluzione. Il capire la storia ci viene impedito dall'evoluzione. È l'ammasso l'ammucchiata, si può chiamare, della tassonomia è rimasta in disordine totale dovuto all'evoluzione. Sarebbe ora di liberarsene e sarebbe ora di fare scienza. Scienza cognitio per causas. Sarebbe ora anche di restituire alla fisica quell'unità che mai ebbe e che non ha, tuttavia, specialmente la fisica teoretica, sempre la fisica teorica, non quella pratica. Perché quando Georg Simon Ohm promulgò la formula che porta il suo nome nel 1827, cioè un secolo dopo la morte di Newton, aveva trovato una cosa che Newton non aveva trovato, cioè una relazione tra i tre elementi che controllano l'elettricità: il voltaggio, la corrente e la resistenza. Questi elementi esistono in meccanica e sarebbero la forza analoga al voltaggio, il movimento analogo alla corrente e l'attrito e l'inerzia analoghe alla resistenza. Però l'attrito e l'inerzia non vengono considerate come un ritardante dell'azione meccanica, che invece in elettricità lo sono, perché la resistenza è un ritardante della corrente. Vengono considerate come forze, cioè vengono appiccicate, vengono date alla categoria sbagliata di elementi. È evidente, non si raggiungerà mai l'unità con questo sistema. E non è la sola cosa. La fisica comincia con la cinematica. Che cos'è la cinematica? È la descrizione dei movimenti esclusivamente in termini di misura, non in termini reali. Cioè è un errore filosofico di separazione. Mi spiego. In realtà, sia che si guidi una macchina, sia che si vada in bicicletta, o in aereo, o anche a piedi, è impossibile separare l'energia della massa che si muove dalla sua velocità. Sono una la stessa cosa. Però ecco di che le formule cinematiche, spazio diviso tempo, vengono considerate separate da quelle dell'energia. Questo è un errore filosofico, che non è innocuo, perché molta gente si ammazza per non sapere che, per esempio, lo spazio di frenata di un'auto non aumenta proporzionalmente alla velocità, aumenta col quadrato dell'incremento di velocità. Quindi se la velocità raddoppia, lo spazio di frenata si quadruplica, e se la velocità è 3 volte di più, lo spazio di frenata è 9 volte. Chi non sa questo un bel giorno si ammazza. Quindi questa ignoranza si riproduce e ha i suoi effetti nella vita pratica. Lo stesso si può dire dell'accelerazione. Accelerazione e potenza sono una la stessa cosa. Nessuno può accelerare senza mettere più potenza, o nei piedi o nelle gambe, o nei pedali, o nel motore della moto, dell'auto, eccetera. Potenza e accelerazione coincidono 100% delle volte, però la fisica le considera separatamente perché si possono misurare separatamente. Questi sono errori filosofici che si pagano cari. Perché? Perché il buon Einstein, che tentò di risolvere questi problemi, si valse di formule cinematiche per arrivare alle sue relatività. Con la formula cinematica, cioè spazio diviso tempo della velocità, e con la formula cinematica, spazio diviso tempo al quadrato per l'accelerazione, lui fece le sue due relatività, quella speciale e quella generale, che non si sono mai incontrate, e non è difficile predire che mai si incontreranno, perché sono formule incomplete, ridotte. E quindi la cosiddetta relatività
è un falso in atto pubblico, è un'impossibilità che non porterà mai luce sulla vera natura delle scienze fisiche. Possiamo biasimare l'evoluzione per questo? Forse no, forse no. Ma il fatto che ci troviamo in una situazione di stallo nel processo di intelligenza, di capire le scienze fisiche, è un problema grave in scienza. Non è un problema innocuo. Però quello che succede è che la tecnologia, che sempre dà risultati positivi, e progredisce, sembra corroborare l'evoluzione, il progresso. Ed effettivamente la tecnologia ha progredito, per cui la scienza, che va ancora a tentoni su circa i suoi principi e le sue teorie precisamente, si nasconde dietro la tecnologia come le penne del pavone, come il corvo si nasconde, si mette alle penne del pavone per apparire bello alle galline o in un sacchio di Esopo. Questa è la situazione. Non sarebbe ora di liberarsi di questo fardello inutile, dannoso, fraudolento, truffaldino che si chiama evoluzione? A voi la risposta. Se poi c'è chi mi vuole scrivere, mi scrive e dialogheremo. Metteremo anche la mail alla fine. E dialogheremo, sì, io sono rispostissimo. In questi video. Sì. Io ti ringrazio veramente tantissimo, Silvano. Questo tuo viaggio in Italia è stato veramente provvidenziale. Ti ringrazio di queste conversazioni, dell'aver accettato queste conversazioni. Io sono solito, quando faccio video con qualcuno, interrompere, fare domande, eccetera, ma con te francamente non l'ho fatto, perché è un piacere ascoltarti. Io mi distraggo nell'ascoltarti e quindi mi dimentico di fare domande, di fare, ne avrei tantissime, ma poi tu continui e la risposta mi arriva dopo. Ovviamente credo che tu abbia messo a disposizione un patrimonio veramente enorme di conoscenza, frutto di tuoi studi, di tue elaborazioni anche, e questo patrimonio io farò in modo che arrivi a quante più persone possibili. Quindi ti ringrazio ancora, ti chiedo ancora se hai qualche suggerimento così per chiudere questa serie di video che abbiamo fatto insieme. Suggerimenti, se vuoi, di cercare la conoscenza, cercare l'intelligenza, cioè il capire le cose, cercare la sapienza, ordinarle fuori dal sistema scolastico. Avevo detto in un video precedente, questo è possibile, perché fuori dal sistema scolastico oggi abbiamo internet, ma non abbiamo guide che ci possano dirigere verso quali siti vedere, controllare, paragonare e contrastare, perché il paragone e il contrasto sono importanti, e soprattutto interpellare. Il gran vantaggio di internet è che gli autori di siti onesti danno il loro indirizzo ed è capace, si può interpellarli e chiedergli e contestare quello che dicono e farsi rispondere. Con i libri di testo questo non si può. E allora chi sviluppa un amore per la conoscenza, specialmente amore per la sapienza che è la filosofia, deve cominciare a trovare queste cose da sé, o sotto la direzione di qualcuno che già ce l'ha. E poi, come dicevo, sviluppare talenti secondo natura, non chiudersi imparando solo una cosa in quello che viene insegnato a scuola. Aprirsi. Tentare avventure intellettuali e avventure manuali, perché i talenti sono di due tipi, e che quando si scopre un talento manuale è una maniera di utilizzare il pensiero, cioè il giudizio, il paragone, il contrasto avvengono anche quando si devono risolvere problemi tecnologici manuali. Non so se vi ho detto in un video di prima che nelle università indiane gli studenti di ingegneria non fanno un esame scritto, gli danno un aggeggio fuori ordine,
e gli dicono mettilo in condizione di funzionare. Se ci riescono vengono ammessi, se non ci riescono no, perché non hanno talento. Ora un'altra cosa, non avere paura o non avere remore nell'ammettere o nel rendersi conto di non avere un talento per una certa cosa. È perfettamente naturale. Sentirsi dire questo non è la tua cosa, deve essere accettato come una cosa normale, perché non tutti possono fare la stessa cosa. Questo è un altro mito della modernità, l'uguaglianza, che tutti siamo uguali, e dato tempo e istruzione, tutti possono fare tutto, neanche per sogno. Ci saranno cose che io non potrò mai fare, e lo so perfettamente, ma non me ne dolgo, è così. Ci sono cose che io posso fare e che altri non possono, e viceversa. Quindi trovare le proprie facoltà, le proprie abilità, i propri talenti è fondamentalissimo per vivere una vita compiuta, una vita realizzata, per realizzarsi, come si dice oggi. Però oggi realizzarsi si intende solo in termini finanziari, niente affatto. Realizzarsi in termini intellettuali, morali, fisici, eccetera. E questa è praticamente l'educazione. Eliminando quelle erbacce che sono cresciute nel campo dello scibile, una delle quali forse la più devastante è proprio l'evoluzione. Grazie Silvano, mi auguro di averti nuovamente in Italia, anche ospite qua a casa, così magari facciamo insieme un'altra serie di video. Io sono rimasto veramente affascinato e domani parti per altre località qua d'Italia, e io ti ringrazio ancora tantissimo. Prego. Grazie.